finisce il periodo germanico e rientriamo nella nostra dolce e calda Italia. Siamo dal punto di vista calendario a aprile 97. Vengo destinato al comando seconda regione aerea, quello che avevo già frequentato nel periodo 82-84, però nel frattempo si era spostata dalla zona Prati di Roma per far spazio a tribunali, magistrature e quant'altro, e si era insediata la seconda regione aerea sull'aeroporto di Centocelle, zona Tuscolana. L'aeroporto di Centocelle è l'aeroporto storico, è il primo aeroporto d'Italia costruito nei primi anni 20, dove l'aeronautica militare ricevette la bandiera di guerra nel 1923. È stato attivo dal punto di vista degli aerei fino al 66, dopodiché solo un po' di attività elicotteri e poi sono spariti pure quelli. C'era troppa interferenza con l'aeroporto di Ciampino. Era quasi un'installazione militare abbandonata finché la seconda regione aerea, che necessitava una nuova sede, ci ha messo gli occhi sopra e orientativamente, inizio anni 90, hanno cominciato a modificare qualcosa e il 97 la seconda regione aerea era bella e che insediata sull'aeroporto di Centocelle. Vengo assegnato all'ufficio operazioni, il capo era il colonnello Sigulin, bravo ragazzo, però tutto un soldatino di quelli, sì signore, comandi, filava dritto, che era una meraviglia. Sto con lui, ma di fatto sono a disposizione del capo di Stato Maggiore della seconda regione aerea. In quanto tenente colonnello avevo una discreta anzianità sulle spalle, e diciamo che la maggior parte dei colonnelli erano meno anziani di me come anni di servizio. Per cui cartolarmente terzo ufficio, ma facevo incarichi che mi venivano assegnati dal capo di Stato Maggiore in pratica. C'è stato prima il generale Ghiacci e poi mio compagno di corso Alberto Notari. Ho trovato un sacco di facce nuove, ma tante, tante facce che avevo lasciato nel 1985, quindi, anzi, 84, quando il primo periodo fatto alla regione. L'unica cosa che non erano cambiate erano i problemi. Stessa tipologia di problemi e soprattutto la burocrazia che regnava sovrano come in tutti questi enti. Sulla testa rimaneva l'incognita della mia attività di volo. Speravo sempre di riprenderla, per cui dopo un ciclo di cure tornavo all'Istituto Medico Legale. Lì qualcuno mi dava l'1%, qualcuno mi diceva non sta a perdere tempo, nessuno si prenderà mai la responsabilità di farti idoneo. E la cosa è andata avanti qualche mese, poi prima dell'estate in pratica mi fu dato l'out-out. Lo Stato Maggiore mi voleva di nuovo al centro di volo a vela, però solo come comandante, non come pilota. E quindi sono stato costretto a scegliere o il volo a vela da, diciamo, finto pilota oppure niente, abbandonare il discorso aeroplani. Ho pensato qualche giorno, dopodiché ho scelto, siccome non mi sentivo di non montare su qualche aeroplano, ho detto io agli aeroplani o agli alianti non ci rinuncio, quindi averli lì sotto il naso e non poterci salire sopra sarebbe stato per me una grossa bugia dire non volerò più. E
E quindi ho preso la decisione di staccare con l'attività di volo in prima persona. E mi sono tuffato appieno nei problemi d'ufficio. Finché sono stato alla seconda regione aerea, gli aeroplani erano comunque presenti, non stavano lì sulla piazzola sotto le finestre dell'ufficio, ma me ne occupavo in modo cartaceo, in modo addestrativo, in tante maniere. In più, gli incarichi che mi furono dati, l'incarico principale fu quello di seguire tutte le esercitazioni NATO, quindi riunioni NATO all'estero, in Italia, in particolare Bagnoli, Verona, Bruxelles era all'ordine del giorno, una volta al mese stavi da quelle parti. E poi tutti i problemi vari che il capo di Stato Maggiore decideva di assegnarmi come incarichi particolari. Una cosa mi era rimasta sul groppone al primo giro di regione, che avevo affrontato il problema, ma non ebbi il tempo all'epoca di occuparmene. Le autorizzazioni all'imbarco, sembra una cosa stupida. Ossia il personale dell'aeronautica faceva servizi in qualsiasi parte, poteva chiedere un passaggio aereo a un velivolo dell'AM, ovviamente un velivolo da trasporto, che andava da un posto all'altro, quindi utilizzare i vettori aerei per motivi vari, personali soprattutto. Questa esigenza richiedeva un procedurale pesante. In pratica, fare un esempio, se un individuo dell'aeroporto di Treviso voleva andare in Sicilia, sapeva di un velivolo da trasporto che passava da Treviso, lo chiedeva, faceva domanda al suo comandante di corpo, il comandante di corpo mandava la richiesta alla seconda regione aerea, bisognava protocollare questo telegramma di richiesta in arrivo, arrivava al terzo ufficio, un ufficiale lo lavorava, lo presentava al generale comandante, il generale comandante che non conosceva assolutamente questo individuo, diceva ovviamente di sì, passa indietro, la domanda va indietro, rifà la stessa linea, arriva al Treviso. Il problema non era tanto ultraprocedurale, che era farraginoso e pesante, è che di queste richieste ce n'erano qualcosa come dalle 35 alle 45.000 all'anno, il che significava 35.000 protocolli in ingresso in un ufficio, 35.000 protocolli in uscita. Ed era veramente pesante, era un centinaio, poi d'estate raddoppiavano. Perché il problema mi riguardava? Mi riguardava perché nei miei 10 anni di attività di volo col C-130 mi capitava tutti i momenti di avere a che fare con personale militare che mi chiedeva di salire a bordo e prendere un passaggio in pratica. Non mi sono mai fatti problemi, autorizzati o non autorizzati, facevo salire tutti, però molti volevano l'autorizzazione. E quindi è un problema che mi stava a cuore, perché poi si rivolgeva al personale. Il personale ho sempre ritenuto la parte più importante di qualsiasi organizzazione, quindi tutto ciò che si può fare per il personale va fatto, specialmente cose che non hanno costi. Quindi ho detto, dopo ho messo 2 mesi, ho detto guardate che quello che si può fare è questo. Un aeroplano va a Treviso, se a Treviso il capo equipaggio trova degli individui che si vogliono imbarcare, è sufficiente il fogliettino di carta del comandante di corpo dell'individuo che autorizza, perché è l'unico che conosce la persona e sa se merita o non merita. E anche se non dovesse meritare un passaggio, non fa male a nessuno.
così dopo 2 mesi di combattimento qualcuno diceva: ma così la seconda legionaria perde potere. Ma quale potere volete su una pratica del genere? Fatele voi 35.000 richieste all'anno di autorizzazione di imbarco. Così dopo 2 mesi sono riuscito a convincere il comandante generale, c'era Scanu, vecchio amico di Aerobrigata, che mi conosceva molto bene. Qualcuno aveva rallentato la pratica, ma lui, quando venne a sapere che era qualcosa che nasceva da me, la firmò a occhi chiusi. E dal giorno alla notte sparirono 35.000 richieste di autorizzazione di imbarco. Tutti felici. E soprattutto pensate a quanti meno alberi sono stati tagliati per una decisione del genere. Agosto c'è un incidente di volo. Non mi riguarda personalmente, ma inciderà molto su tutto quello che sarà da quel momento in poi la mia vita. Ancora oggi è lì dietro l'angolo che mi aspetta. L'incidente è dell'8 agosto del 97, un SIAE 208 della sperimentale che cade in zona Monte Lupone. Erano in tre a bordo, un pilota, un navigatore e uno specialista. La sperimentale è un reparto particolare dell'aeronautica. Il navigatore muore nell'impatto, pilota e specialista sono feriti e riescono a uscirne via. Si rivolgono a me in quanto l'incidente è SIAE 208. Io ero tra i piloti più esperti del settore. E mi chiedono di fare il presidente della commissione. Fortunatamente o sfortunatamente, non lo so, oggi direi sfortunatamente ero in licenza, era nel periodo estivo e quindi non mi sentivo, ero appena partito da 2 giorni. Tornare indietro per fare presidente della commissione non mandava proprio. Dissi che non potevo e mi sostituirono con un'altra persona. E l'incidente esce dalla mia vita, poi lo riprenderemo insieme.